Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore senza indugio, come la troviamo scritta nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, dal verso 14. Dio sia lodato, poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare, ne guadagnò altri 5, allo stesso modo quello che dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che aveva ricevuto 1 andò a fare una fuga in terra, vi nascose il danaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi si ritornò a fare conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne, presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti questi 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato, raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio danaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Amen alla parola di Dio. Sapete, fratelli, tante volte abbiamo meditato, sicuramente avrete sentito anche il vostro pastore questa parabola: il Signore ha affidato i talenti in misura secondo le capacità, chi 5, chi 2, chi 1. In modo particolare stamattina, fratelli, io non mi voglio soffermare sulla parabola in sé che abbiamo letto, ma c'è un verso che il Signore stamattina metteva sul mio cuore. Se vedete ancora le vostre Bibbie aperte, è il primo verso che abbiamo letto, il verso 14, e con l'aiuto di Dio vogliamo meditare insieme. Poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. E avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. E in modo particolare, fratelli e sorelle, io vorrei considerare minuziosamente questo verso per comprendere la benignità, la grazia dell'opera che il Signore Gesù ha compiuto in verso la sua Chiesa. Fratelli, il mio cuore stamattina si riempie di gioia, perché potremmo dire che indipendentemente da chi stamattina ha ricevuto 5, da chi ha ricevuto 4, da chi ha ricevuto 3, da chi ha ricevuto 10, da chi ha ricevuto anche soltanto un talento, fratelli, indipendentemente da quanto abbiamo ricevuto, noi possiamo dire come Chiesa del Signore che il Signore ha chiamato tutti quanti insieme noi, la Chiesa di Cristo, i Suoi servi, e ci ha fatti i destinatari, gli affidatari della grazia di Dio. Il Signore ci ha dato i Suoi beni. E in un modo particolare, fratelli miei, volevo soffermare su quell'espressione: egli chiamò i Suoi servi. Gloria al nome del Signore. Fratelli, io spesso lo dico in chiesa, e non voglio sembrare aterosclerotico, perché il fratello ha detto che sono giovane, quindi non ripeto le cose perché me le sono dimenticato, ma perché credo in quello che dico. Sapete, a volte ci sono fratelli che si alzano: io conosco il Signore da 20 anni, io da 30 anni, io da 50 anni, io da 100 anni, non lo so da quanti anni
lo conosci il Signore. E sembra quasi che questo passare del tempo renda ognuno di noi qualche cosina in più. O abbiamo delle capacità in più, abbiamo delle conoscenze in più, abbiamo delle esperienze in più, abbiamo qualcosa in più. Ma io stamattina voglio ricordare, come faccio sempre, fratelli, che cominciando da me, cominciando da chi sta qua dietro, finendo all'ultimo che sta nella sala, siamo tutti servi del Signore. Non abbiamo titoli da poter vantare davanti a Dio, non abbiamo capacità umane da poter vantare davanti a Dio, e non abbiamo neanche capacità spirituali, perché quello che abbiamo ci viene soltanto da Lui. Siamo servi. Il Signore chiamò i Suoi servi, non è che disse chiamati maggiordomi, oppure chiamati quelli che sono un pochettino più capaci, e se devo dare qualcosa le darò a qualcuno che sia all'altezza di amministrarle. Gloria a Dio, fratelli, perché un giorno la grazia di Dio è arrivata ai crocicchi delle strade, ha chiamato coloro che erano indegni, prostitute, meretrici, peccatori, e ha fatto i servitori suoi. Abbiamo cantato quel cantico che dice: egli ti può salvare tutti, il più perverso. E tante volte dico: Signore, grazie, perché hai salvato pure me. Siamo servi, ma il Signore ha compiaciuto a questi servi di affidargli i suoi beni. Siamo servi. Ricordo una volta la testimonianza di una sorella che da poco aveva perso il marito che era pastore, avevano servito il Signore per tanti anni insieme. La testimonianza è stata oltre 20 anni fa, e ricordo questa sorella, dopo aver servito tanti anni il Signore insieme, salzò in testimonianza e disse: io prego il Signore che se anche debba essere l'ultima delle sue serve, io voglio continuare a servire il Signore. Quanta umiltà! Signore, aiutaci a ricordare che siamo servi. Tante volte ci piace ricordarci che siamo fratelli di Gesù, ci piace ricordarci che siamo figli di Dio, gloria a Dio per questo, ma impariamo anche a ricordarci che siamo servi. E quando abbiamo fatto tutto il nostro dovere, lo abbiamo fatto fedelmente, lo abbiamo fatto bene, vi ricordate che cosa siamo? Siamo sempre servi inutili. Potete dire amen? Sapete, a me quando le cose mi piacciono non diciamo di più. Siamo servi inutili. Gloria a Dio. Questo il Signore ci deve aiutare sempre a ricordare. Egli chiamò i suoi servi. Fratelli, voglio ricordare insieme con voi stamattina che è buono che la Chiesa del Signore continui a preservare questa realtà. Siamo servi. E mentre riflettevo su questa affermazione di Gesù, meditavo sulle parole di Giacomo e di Giuda, i fratelli di Gesù, i fratelli in carne di Gesù. E l'apostolo Giacomo, quando scrive la sua lettera, a un certo punto si presenta alla Chiesa, non dice: io sono Giacomo, il fratello di Gesù. E sapete, pensate se uno di noi fosse fratello di Gesù, ci hai mai pensato? Anche in carne. Gesù è cresciuto in casa mia. Che ne sai tu di tutte le cose che Gesù mi ha detto, mi ha insegnato, e io sono cresciuto con Lui? È vero, forse lì per lì l'ho vindicato, però vedo che il Signore mi ha salvato, mi ha perdonato. No, mi piace, fratelli, ricordare che Giacomo, quando si presenta, dice: Giacomo, servo di Dio e del Signore. E quando Giuda scrive la sua lettera, anche lui si presenta dicendo: Giuda, servo di Gesù Cristo. E poi non dice fratello di Gesù, dice fratello di Giacomo, ma servo di Cristo. Signore, aiutaci a ricordare stasera, che stamattina, che non c'è una realtà più bella che quella di essere i tuoi servitori. Oh, coloro che erano al servizio di Salomone si sentivano fieri, che erano al servizio di un grande re. Gloria a Dio per Salomone, ma grazie a Dio perché siamo servi del Signore Gesù Cristo. Siamo servi. E io ti voglio dire una cosa: ricordati che con te o senza di te, il Signore continuerà a ministrare i suoi beni alla sua Chiesa. Ricordavo, fratello citava di Mosè e di Giosuè. Ti ricordate quando Giosuè, nel primo capitolo, doveva, tra virgolette, prendere un po' le redini di quel popolo e ricominciare a camminare? Era scoraggiato, stanco, avvilito, forse era lì seduto, lasciatemi questa immaginazione, un po' come Elia sotto la ginestra, no?
perché voi vi rendete conto dalle parole di Dio, forse si trovava proprio in quella situazione. Ed era lì che pensava, ma come faccio io? Come faccio io a servire il Signore? Ma il Signore può aver chiamato proprio me. Ma dopo Mosè, Mosè ha pregato il Signore, sono venute 10 piaghe potenti. Ha pregato il Signore, si è aperto il mare. Ha parlato con la roccia, è uscita l'acqua dalla roccia. Ha percosso la roccia, è uscita l'acqua dalla roccia. Ha invocato il Signore, ha mandato la manna dal cielo. Io, proprio io. E forse c'è qualcuno stamattina che dirà il cuor suo, ma io non posso essere tra i servi del Signore, non può essere che il Signore abbia dato anche a me un talento, due talenti, non sono capace. Mi piacciono le parole di Dio che si rivolge a Giosuè e gli dice: Giosuè, Mosè, non dice il grande Mosè o il grande uomo di Dio o il tuo grande mentore insegnante. Mosè, mio servo, è morto. Perché i servi rimangono sempre servi, per quanto grandi, per quanto potenti, per quanto usati, rimangono sempre servi. E adesso tu, Giosuè, sei al mio servizio. Alzati, Giosuè, e comincia a servirmi come si conviene. Stasera, se stamattina, perdonatemi, se stamattina il nemico ti ha detto che forse non hai le qualità, non hai i talenti adatti, ricordati una cosa, che stamattina qui presente è radunato un popolo di servitori. E d'altronde, fratelli, l'esempio più grande ce l'ha dato Gesù. Chi è più grande, colui che serve o colui che siede a tavola? Disse Gesù. Colui che siede a tavola. Ebbene, io sono in mezzo a voi, disse Gesù, come colui che serve. Egli chiamò i suoi servi e stamattina io mi sento onorato perché Gesù mi ha chiamato me, ha chiamato te, ha chiamato ognuno di noi e gli affidò i suoi beni. Gli affidò i suoi beni. Fatemi che il Signore ci aiuti a comprendere che i beni del Signore ce li ha affidati affinché noi li possiamo utilizzare. Affidare qualcosa a qualcuno significa mettere sotto la disponibilità, la tutela, la protezione di qualcuno i propri averi. Se io affido i miei beni a quel fratello, mi fido di lui perché so che li saprà amministrare, saprà farne buon uso. E io voglio chiedere stamattina al Signore, voglio chiederlo insieme con voi, e che Dio ci dia questo sentimento, proprio la stessa preghiera di Paolo: Signore, rendici di noi amministratori fedeli della grazia di Dio. Che Dio ci aiuti a saperla amministrare questa grazia. Tante volte, fratelli, è come se volessimo fare della grazia di Dio qualcosa a nostro uso e costume e a nostro piacimento, un po' come quando Pietro non voleva, tra virgolette, sporcarsi le mani con i gentili, e lui aveva deciso che secondo lui la grazia di Dio era solo per i giudei. In certo modo qualcosa aveva capito, ma a un certo punto il Signore gli disse: guarda che io ti ho chiamato, ti ho dato i miei beni, ti ho dato la mia grazia, adesso devi andare dove io ti mando, devi amministrare come io ti chiedo di amministrare. Signore, aiutaci a essere amministratori fedeli della grazia di Dio, a saperla distribuire. Fratelli e sorelle, io lo dico per la cella e lo dico per la comunità di fuori gruppo. Dio va reso servi e va affidato le sue grazie per amministrarle qui a fuori gruppo. A noi ce l'ha davati per amministrarle alla cella, per portare frutto per l'opera sua. Cosa stai facendo di quello che il Signore ti ha donato? Chiesa, fallo alla Chiesa. Oggi, troppo spesso, ci chiudiamo nelle nostre quattro mura e pensiamo che questo significa amministrare la grazia di Dio. Cosa stiamo facendo come servitori di Cristo? Guardate, personalmente a volte giro per la città di Acerra, perché sapete, per arrivare ad Acerra è una città blindata da tutti i passaggi a livello.
Quindi se volete arrivare al culto in orario, o partite 2 ore prima, o imparate tutte le strade possibili per evitare i passaggi a livello. E quando giro e passo per quei quartieri così grandi, mi sento così misero. E dico, Signore, quanta gente ancora non è stata raggiunta dalla tua grazia. Eppure tu ci hai affidato i tuoi beni, ci hai dato la croce di Cristo Gesù il Signore, ci hai dato la potenza dello Spirito Santo, ci hai dato la parola tua. Cosa stiamo facendo con la città di Cielo? Qualcuno si lamenta, dice, il fratello Marco è un po' troppo iperattivo in chiesa da Cielo. Troppe riunioni, troppe butte all'aperto, troppe mangiare. Fratelli, io penso che noi facciamo sempre poco. Voi no, voi fate di più, non ti vedo che non avete detto altro. Sono fratelli, tu hai detto poco. Facciamo sempre poco, fratelli. Possiamo dire a me? Dio ci ha dato così tanto. E noi che facciamo così poco? Ci ha affidato i suoi beni. I suoi beni ce l'ha affidati a noi. Egli, fratelli, ci ha reputati degni di fiducia. Vi chiedo soltanto per un attimo di soffermarmi su questa affermazione. Paolo poteva dire: egli ha chiamato me, che non sono neanche degno di essere chiamato un apostolo, perché ho perseguitato i santi di Dio. Non sono degno di avere un titolo, un nome, io sono l'ultimo. Anzi, dice Paolo, si è presentato a me come un apostolo. Io non sono degno, ma egli mi ha stimato degno della sua fiducia. Gloria al nome del Signore. Il Signore non si è affidato agli angeli, non ha dato i suoi beni agli angeli, ma egli si è fidato di noi, fratelli. I suoi beni li ha dati alla Chiesa. E non mi voglio provocare, fratelli, ma voglio considerare anche un altro aspetto. Egli ci ha chiamato i suoi servi, ci ha affidato i suoi beni. E mentre meditavo questo verso, mi tornava la mia mente. Ci ha affidato i suoi beni. I suoi beni. Cioè, qui non stiamo parlando di capacità, qui non stiamo parlando di un aiutino, qui non stiamo parlando di qualche persona che sa parlare bene o più capace di un'altra. Qui sta parlando del Signore, alla Chiesa ha affidato i beni celesti, fratelli, alla Chiesa ha affidato cose soprannaturali, potenti e gloriose. Quando il Signore Gesù salutò i suoi discepoli prima di salire al cielo, e gli si recò verso di loro e disse, vi ricordate, fratelli, proprio alla conclusione dell'Evangelo: ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra, ogni potestà, cioè tutto è sotto al mio comando, e la danno il capo supremo alla Chiesa, poteva dire Paolo. Ma poi a un certo punto il Signore Gesù disse: ogni potestà mi è stata data ed io con tutta la potestà sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Fratelli, alla Chiesa, portando in breve, è stata data tutta la potenza di Dio. Ci credete, fratelli? Tutta la potenza, i suoi beni sono stati dati alla Chiesa. Tutta la potenza di Dio. Fratelli e sorelle, io vi voglio dire che il Signore ci ha dato prima di tutto la croce di Cristo, il Calvario. Ci crediamo nella potenza della croce? E sapete, ultimamente mi trovo spesso a parlare di questi argomenti in maniera molto pratica alla scuola domenicale. Mi sembra che ultimamente nella Chiesa del Signore ci manchi sempre qualche cosa. Questa è un po' una mania che, diciamo, risale al popolo di Israele. Ci manca sempre qualcosa. Ci manca sempre qualcosa. A livello organizzativo, a livello spirituale, questo e quell'altro. È perché forse in altre chiese fanno modi diversi, cose diverse, insegnano modi di evangelizzare diversi. Guarda, io vi voglio dire una cosa, che a livello amministrativo, a livello organizzativo, forse ci mancherà sempre qualcosa. Perché siamo un'organizzazione umana, fatta di uomini, ci mancherà sempre qualcosa.
ma io vi voglio dire che a livello spirituale non ci manca niente. Noi abbiamo la potenza della croce di Gesù, non c'è bisogno di nuovi metodi, non c'è bisogno di cose nuove, non c'è bisogno di doni particolari. Abbiamo bisogno di continuare a predicare la croce di Cristo, abbiamo bisogno di continuare a credere che la potenza dello Spirito Santo raggiunge le profondità dei cuori. Abbiamo bisogno di continuare a credere che il Signore Gesù ha dato i ministeri, ha dato i carismi, e non sono solo tre. Perché ultimamente sembra che i carismi nella Chiesa sono solo tre: lingua, profezia e interpretazione delle lingue. No, io vi voglio dire che il Signore alla Chiesa ha dato tutti i doni dello Spirito Santo. Ci credete o no? Interpretazione, ma anche parola di sapienza, di conoscenza, doni di operare miracoli, guarigioni, doni di cosa vuoi stasera, stamattina, che ti manca? Egli ci ha dato tutti i suoi beni. Siamo ricchi, fratelli, siamo ricchi di ogni benedizione spirituale. Tutti i suoi doni l'ha messa a disposizione della Chiesa. Egli affidò loro i suoi beni. Ma sopra ogni cosa, fratelli, ho detto che non voglio essere lungo, non mi dico. Sopra ogni cosa, io voglio ricordare con voi qualcosa. Quando mi fermo a meditare, credetemi, fratelli, lo predicherei tutti i punti. Però poi qualcuno veramente direbbe, fratelli, a te lo sclerotico. Alla fine dell'Evangelo di Marco, passo meraviglioso. Signore Gesù poté dire: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Ascoltate: nel nome mio, nel nome mio. Sapete qual è il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa? Il nome di Gesù. Nel nome mio caccerete i demoni, parleranno in lingue nuove, metteranno in mano dei serpenti, e anche se verranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati e guariranno. Fratelli, il Signore ci ha dato il nome di Gesù. I suoi beni, in Cristo abbiamo ogni cosa. Che ci manca? Fratelli, se c'è una cosa che ci manca, e quello che penso manca un po' a tutte le chiese, abbiamo sempre bisogno di chiedere. Abbiamo tutto a disposizione, tutto. Il Signore ha chiamato dei servi, miseri, fragili, deboli, ma gloria a Dio, perché chi non aveva bisogno dei saggi, dei sapienti, degli intelligenti. Anzi, lui ha usato questi per svergognare i sapienti, i saggi. Ha scelto dei servi, ha messo in loro la sua fiducia. Poi gli ha dato i suoi beni. Però il Signore Gesù sapeva che noi dobbiamo fare i conti della nostra natura debole, fragile, carnale. Sapete, come prendere una macchina molto potente e metterla in mano a uno che non sa come governarla. Allora il Signore Gesù disse: aspettate a Gerusalemme, che io vi riempirò di Spirito Santo, affinché sarete in grado di prendere i miei doni e usarli per la gloria mia. C'è qualcosa che ci manca? Sì, Signore, vogliamo essere riempiti di Spirito Santo. Questa è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. Ne aveva bisogno la Chiesa di Gerusalemme, ne aveva bisogno la Chiesa Antiochia, ne aveva bisogno la Chiesa Filippi, ne aveva bisogno la Chiesa Efeso, ne avevano bisogno i fratelli prima di noi. Possiamo dire che ne abbiamo bisogno anche noi? Egli ci ha affidato i beni della sua grazia. Abbiamo soltanto bisogno di dire: Signore, riempici di Spirito Santo, perché i tuoi beni li vogliamo usare per la tua gloria. Allora usciremo per queste strade nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù vedremo la gloria di Dio. Vogliamo alzarci all'impiego di adorazione?